Continuiamo nel percorso di razionalizzazione degli spazi e ovviamente anche di riduzione dei fitti passivi. In questi anni di amministrazione sono stati portati avanti diversi progetti e attività affinché gli uffici della provincia possano offrire al cittadino una migliore comodità di spazi e soprattutto di economicità. Abbiamo ridotto di diversi milioni di euro quelli che erano i fitti che noi pagavamo. Questa mattina ho il piacere di inaugurare i nuovi uffici qui presso Piazza Sant'Agostino, che accoglieranno i settori attività produttive, innovazione tecnologica, informatizzazione, agricoltura, foreste, trasporti. Noi avevamo questi uffici che erano disseminati in diversi stabili presso il comune di Salerno, approfittando del fatto che la Ragioneria Generale dello Stato lasciava questi locali. Siamo subentrati in un contratto di fitto e abbiamo accorpato questi uffici, che non vi sfuggirà sono anche vicini alla sede istituzionale, e completano anche il lavoro che già avevamo iniziato portando altri uffici all'interno di Palazzo Davos, che è qui a via Botteghelle. Quindi, per usare un termine poco appropriato, abbiamo sotto mano tutti gli uffici dell'amministrazione provinciale, e vorrei sottolineare anche il risparmio che in questo modo noi andiamo a realizzare, che è tra il 25 e il 30%. In particolare per la sede che inauguriamo questa mattina, noi pagavamo prima 170.000 euro all'anno per ospitare questi uffici, oggi paghiamo 128.000, quindi abbiamo un risparmio di 42.000 euro, che su 170 sono oltre il 25%, e inoltre diamo la possibilità ai nostri funzionari e dipendenti di lavorare in maniera più organica e con una maggiore comodità di spazi.